Ok, allora il nostro obiettivo è quello di fare questa tenda. Ho già fatto un piccolo video con Blender 2.49 dove spiega come fare la parte superiore. Vi ho detto che la facciamo in tre pezzi e in questo video vedremo la parte che fa, per esempio, la parte di destra. Ovviamente la parte di sinistra sarà molto simile. Allora, se entriamo in Blender, quindi dunque spengo il mio Blender precedente e ne apro un altro, così partiamo da zero. Ok, abbiamo un Blender che adesso ho customizzato con un cilindro e con la parte che fa vedere l'immagine, giusto per fare un attimino più in fretta. Ok, qua sullo sfondo cominciamo a metterci un empty. Ecco, questo empty perché lo mettiamo questo empty perché vogliamo metterci la foto della tenda. Quindi andiamo sulle proprietà dell'empty qua. Diciamo che l'empty in realtà è un'immagine e apriamo l'immagine pescandola da qua. Ok, quindi a questo punto sull'empty vedete è comparsa l'immagine. Ora, perché sia utile questa immagine, dobbiamo girarla, ruotarla in 90 gradi lungo l'asse delle X. Quindi facciamo RX 90, guardiamo di fronte, ci avviciniamo un po', spostiamo. Ah, adesso magari ho messo un'estensione che fa vedere proprio tutti i tasti che premo. Magari facciamo che abilitarla, User Preferences, View, Display, eccolo qua. Ah sì, esiste, però bisogna appunto abilitarla, quindi l'abilitiamo qua, mettiamo il mouse, facciamo Start Display, ok, quindi qui compariranno tutti i tasti che premo. Allora, dunque, innanzitutto andiamo in modalità wireframe, ok, in modo tale da far. Ecco, vedete qui c'è già un piccolo difetto che non riesco a mettere sopra questo empty, questo perché devo mettere una leggera trasparenza. Quindi la trasparenza invece che 1 la mettiamo un po' meno di 1. Ecco, vabbè. Allora abbiamo selezionato il nostro cilindro. Allora facciamo un po' di giri con SX per renderlo più o meno delle dimensioni della tenda. Lo spostiamo, lo mettiamo più o meno lì, lo accorciamo leggermente, SZ. Ok, e siamo più o meno lì. Ci avviciniamo e a questo punto proviamo ad andare in edit mode. Ecco, vedete che visto che c'era il subsurf abbiamo pochi edge loop, ma è meglio averne di meno perché adesso noi cercheremo di fare in modo tale che questi edge loop seguano la forma della tenda. Meno punti abbiamo da portarci dietro e meglio è per tutti. Quindi adesso siamo in edit mode, facciamo A e selezioniamo soltanto un punto per volta, quindi prendiamo questo bordo e cerchiamo di fargli seguire tutto questo giro qua. Quindi facciamo B, prendiamo il punto qua, A, B, prendiamo questo punto e lo mettiamo più o meno qua. Ecco, vedete che fa un po' questo giro, può essere sul surf, ma quando gli metteremo gli altri punti andrà a posto. Però il subsurf in realtà è un nostro amico perché ci permette di fare. Adesso poi li aggiustiamo pian pianino. Ok, facciamo B, allora questo dobbiamo buttarlo in là. Magari selezioniamo tutto questi punti qua e li spostiamo un po' in qua. A, B,
prendiamo questi due punti, li spostiamo un qua e insomma lavoriamo un attimo qua in modo tale da seguire più o meno. B, prendiamo questo punto, lo mettiamo lì. Notate che io uso sempre il B come selezione, in questo caso potevo, per essere sicuro, di selezionare anche i punti che stanno dietro la tenda, perché la tenda vedete che è sia davanti che di dietro, così io ho un po' di sicurezza. Seleziono ancora questi punti, cerco di fargli fare un po' il giro. Vedi com'è plastico? Ecco, allora qui mi hanno detto che torniamo a mettere. Ok, dobbiamo farci un po' di giri. Questo. Comunque, più o meno l'idea che segue questa cosa qua. Poi il secondo, qui abbiamo, vedete, una e due. Edge loop, allora questo edge loop. Allora proviamo a scolpire questa benedetta tenda. Dunque, il consiglio con Blender 2.5 è quello di avere uno sfondo, e per fare lo sfondo io suggerirei di prendere di costruire un empty che lo ruotiamo RX90, perché su questo empty gli mettiamo un'immagine, e l'immagine che gli mettiamo è quella da cui vogliamo, su cui vogliamo costruire la nostra tenda. Perfetto, eccola qua. Uno per averla proprio di fronte. Qui a questo punto ci costruiamo un cilindro. Eccolo lì, questo cilindro praticamente andrà a fare una delle estremità della tenda. Per lavorare bene andiamo in wireframe, eccolo qui, andiamo in edit mode, ok, e cerchiamo di fare in modo tale di allineare la parte sinistra e la parte destra della tenda in modo tale da seguire questo profilo. Quindi qui facciamo SX, facciamo che la tenda sia più o meno nelle dimensioni della parte di sotto, la restringiamo lungo la Z, un pochetto, ce la spostiamo qua, ok, e a questo punto facciamo appunto l'allineamento della parte di sopra e di sotto. Qui c'è un po' il dubbio. Allora, dopo svariate tentativi, ho scoperto che la cosa probabilmente migliore è di usare tutti i punti subito. E quindi andiamo in Object Mode e applichiamo direttamente il modificatore di Subsurf. In questo modo, quando andiamo in Edit Mode, vedete che abbiamo tutti i punti disponibili, tutti i ledge loop. A questo punto, però, visto che avere tanti punti diventa un casino, abilitiamo il Proportional Editing, che fa un po' un mestiere tipo Subsurf. Allora, quando siamo sul Proportional Editing, ci avviciniamo. E possiamo spostare i punti, lui ci sposterà anche i punti vicini. Adotteremo la tecnica sempre di selezionarli con A per deselezionare, B per selezionare un punto, e poi cercheremo di spostare questo punto dove vogliamo. Vediamo che riduciamo l'impatto del proportional. Ok, quindi questo punto qua, A, B, agiamo sugli altri punti. Ok, cerchiamo di usare un po' il proportional
in modo tale da riuscire a sistemare questi punti. Ok, quindi agiamo in maniera intelligente. Vediamo ancora questi punti qua. Li spostiamo. E qui. Facciamo Ctrl Z perché c'è qualcosa. Ah, ecco, avevo sbagliato qua. Quindi qua. Dobbiamo continuare a usare il proportional in realtà. Benino. Quindi spostiamo con G, ma con un proportional un po' carichetto. Ok, qua. Poi li mettiamo a posto questo qui dopo, perché il problema è che non dobbiamo sovrapporre i punti, perché sennò poi non ci si capisce niente. Ok, B. Prendiamo questi. Ok, adesso qui andiamo ad aggiustare questi punti. Quindi B. Qua. Beh. Qua il problema è che dobbiamo evitare che questi punti poi si sovrappongano con questi, quindi magari conviene prendere un po' da lì dentro. Ok. E così possiamo prendere questi punti qua, ecco, e poi a questo punto possiamo. Ok, allora il bordo sinistro direi che è abbastanza a posto. Proviamo a mettere a posto il bordo destro, quindi diciamo A. Dunque, poi il bordo destro ci conviene prenderlo in toto tutto. Poi con un opportuno magari facciamo in una tecnica visto prima, prendiamo un po' di punti centrali. Li spostiamo un po' a sinistra. Cioè, l'obiettivo è sempre quello di non avere sovrapposizioni di punti, perché sennò poi non si capisce niente. Prendiamo questo cielo, spostiamo appunto in modo tale da non avere i punti sovrapposti. Questa forse sembra la parte più idiota, ma se abbiamo dimenticato dei punti possiamo usare C per selezionare i punti in più. Se no qui anche un'altra tecnica può essere quella di far scivolare. Ah, vedi che qui abbiamo fatto un errore.
che abbiamo selezionato un po' di troppo. Possiamo far scivolare i punti lungo gli edge anche alternativamente. O se no, aspettate, qui possiamo selezionare tutti questi e restringerli lungo la X, quindi S, X. Magari di più. Andiamole da qua, SX, modo tale che adesso spostandole a sinistra a questo punto possiamo fargli fare quello che abbiamo fatto sulla sinistra. Vedi che qui ci va un sacco di pazienza, quindi B, vediamo questo, spostiamo laggiù, questo. Pazienza che io non ho. Vediamo un po' di questi punti. G, questo. Ok, ci siamo quasi. Vedete che io uso sempre una rotellina per allineare un po' qua la quantità di. Ok, cerchiamo di avere un po' tutto dentro, no? Poi qui più e smulto riusciamo a fare sta cosa e meglio è. Quindi prendiamo ancora questi, li mettiamo dentro. Prendiamo ancora questo. Dentro e poi il piede qua proviamo a tirarlo sotto qua. Fatto un po' gli estremi, bisogna lavorarci un po' dentro. Per riuscire a fare un po' di particolari, occorrerebbe che questi edge loop seguano un po' più fedelmente delle linee certe del disegno. Ad esempio, questo edge loop lo spostiamo in modo tale da seguire questa linea della tenda. Questo invece lo lasciamo perché ci servirà per fare un po' di bordo sulla tenda stessa. Quindi facciamo B, allora andiamo qua. Selezioniamo questo e cerchiamo di spostarlo in modo tale. Ah no, mi hanno detto che vogliamo seguire quel bordo là. Quindi sarà questo qua. Ok, vedete che qui il proporzionale in realtà serve un sacco perché mi sposta anche altri punti vicino. Magari cominciamo anche a sistemare questo lungo quest'altro bordo. Quindi questo lo mettiamo qua. Mettiamo qua. Dobbiamo fare un po' tutto il giro.
Qui stesso discorso, questi punti qua ci danno un po' di fastidio e magari cerchiamo di toglierceli un secondino. L'ideale è quello di non fare, come vi ho detto, sovrapporre in nessun punto. Ok, poi prendiamo ancora questi. Prendiamo questi. E qui il lavoro tutto verte nel cercare di fare in modo tale che queste curve seguano il più possibile quello che ci siamo proposti. È tutto a giri di qui. Ok, qua il problema, siamo qui quasi finito perché sono qua. Questo tiriamo leggermente sulla sinistra. Ok. Qui abbiamo questa così, questo così, questo così, questo così. E qui bisogna avere tanta pazienza. Comunque, da quello che ho visto, poi ogni particolare sculpture c'è il suo trucco. Questo seguiamo magari qua. Ok, più o meno questo. Ah no, qui abbiamo a rimettere a posto il giro. Questo che gira più o meno giù. Ok, allora, vabbè, diciamo che più o meno, allora, le linee più importanti che vogliamo tracciare sono queste, i bordi. Vabbè, questa è una linea di supporto che poi diventerà piatta fino a, o più o meno piatta fino a qua, quindi questa è la linea più importante di tutte, poi per avere una linea intermedia qua su cui farci la nostra cosa. Se lo guardiamo dall'alto vediamo che è troppo larga, quindi cominciamo a restringerla un po' lungo la Y. Quindi facciamo SY, e te la restringiamo così. Ok, qui adesso è già un pochino più credibile, ma in più vogliamo rendere più piatta questa parte qua. Quindi per fare questo selezioniamo gli edge loop che ci interessano. Allora, questo qua, alt, questo, vedete che mi seleziona tutto dall'alto in fondo, e poi con lo shift alt seleziono quello simmetrico, poi faccio SY e anche qua uso proportional editing per, quindi praticamente lo prendo un po' larghetto, questo, per restringere anche altri punti vicini. Ok, e poi prenderò
questo più il gemello che questo, e anche queste facciamo SY, cercheremo di farle abbastanza piatti. Ecco perché l'idea è che la tenda è molto, vedi che è molto stretta. Ok, direi che questo, vabbè, poi si possono fare molte altre sofisticazioni, ma diciamo che è il nostro, è la nostra tenda, diciamo, di prova. OK. Allora, a questo punto dobbiamo semplicemente prendere lo sculpted corrispondente, quindi andando in object mode e poi ci costruiamo la nostra UV map. La UV map qua, ci può, dunque andiamo, costruiamo il bucket sculpt, dunque dobbiamo selezionarlo, facciamo il bake la sculpt map e qui abbiamo il nostro. Ecco la nostra sculpted map. Per vedere che sia effettivamente la nostra tenda, basta provare a importarla, importare sculpti. Direi che ci siamo, che è lei, praticamente identica. Cancelliamo, torniamo di fronte. Questa è la sculpted che vogliamo salvarci. Chiamiamo tenda sculpted 3107, la salviamo, save as image, tenda sculpted 3107 png, salvata. Adesso viene il bello, e cioè dobbiamo fare la texturizzazione di questo oggetto. Quindi per farla la prima cosa da farsi è fare la UV map. Quindi per fare la UV map, quindi dobbiamo andare su questo oggetto, andare qua e creare una nuova UV texture. Eccola lì. Allora, essendo posizionati su questo UV texture, andiamo in nella modalità qui sempre frontale e in edit mode. E proviamo a farci, selezioniamo tutto, facciamo un unwrap del progetto. Ok, allora questo unwrap qua dobbiamo farlo sull'immagine che ci interessa, quindi sulla tenda. Ok, allora se non abbiamo commesso errori, questa forma qua deve risultare esattamente aderente. Quindi andiamo, L per selezionare tutto, l'appoggiamo qua. Allora, cominciamo con fare un SX per arrivare alle dimensioni giuste orizzontali, direi che ci siamo. E poi SY per allungarla verticalmente troppo, SY. Accorciamo, innalziamo, SX, accorciamo orizzontalmente un pochetto. Ecco, comunque il concetto è che dovremmo esserci. Allora, qui per vedere se stiamo texturizzando correttamente è sufficiente andare sulla visione textured e questo è come ci appare la nostra tenda. Ed è che la tenda vista di lato è accettabile, ha qualche difetto sull'alto, ma questo lo nasconderemo nel coso, e a fianco, insomma, vedete che c'è questa sculpted un po' criticabile. Però comunque il concetto è che e volendo qui poi si può aggiustare questa zona poi dopo sulla sculpted map, adesso vedremo come, magari poi la si o con GIMP. Allora, per capire bene come passare da questo all'immagine sculptata, dobbiamo fare quella tecnica che
abbiamo visto che consiste nel creare un materiale e poi fare il baking che abbiamo visto e poi agiremo sull'immagine conseguente. Quindi per fare tutto ciò andiamo su un materiale, costruiamo un nuovo materiale. A questo materiale aggiungiamo una texture di tipo image, image, e questa image la associamo alla nostra tenda, eccola qui, e diciamo che ovviamente è associata a una UV map, e la UV map è la UV text. Ok? Quindi questa è la base per poter poi fare la texturizzazione col baking. Dobbiamo essere sicuri di aver selezionato lo sculpti, perché adesso sculpteremo su questo sculpti. Vediamo un attimo di andare in edit qua e di crearci una. Vedete che questo qui è la sculptizzazione di prima, che è tutta una rete. La proprietà di questa immagine è 64x64, che non è quella voluta. Quindi noi in realtà dobbiamo crearci una nuova immagine che chiameremo result, e questa immagine qua è quella su cui andremo a fare il baking. Allora, per fare il baking è sufficiente andare qua sul render, abilitare il baking sotto, dirgli che vogliamo il baking delle textures qua, e poi se tutto va bene basta fare il baking e abbiamo la nostra oggetto. Ok, dicevo prima che si potevano correggere delle imperfezioni. Per correggere le imperfezioni basta andare su dove abbiamo visto che ci sono queste imperfezioni. Quindi per esempio selezioniamo, vediamo di lato qua, dunque gli diciamo di selezionare ad esempio, selezioniamo questa parte qua, e vediamo che questa parte qua corrisponde a praticamente questo qui è tutto il retro. Quindi in realtà se vogliamo agire, quindi praticamente la tenda vera, quello che vediamo è questa. Qui ci sarebbe da dire che per avere una maggiore risoluzione, e quindi per fare in modo tale che questa parte qua occupi un po' meno di metà, basterebbe ridurre il numero di edge loop che sono di qua in fase di costruzione e mettere tutti gli edge loop necessari dall'altra parte, quindi qui averne di meno, perché ognuno di questi in realtà è un edge loop. Quindi noi, visto di fronte, però attenzione che gli edge loop che ci danno un po' fastidio sono poi fondamentalmente gli ultimi, questi qua, quindi questi centrali, su cui eventualmente potremmo agire per correggere, insomma, se vogliamo. Qua, ecco, secondo me l'unico difetto veramente un pochino visibile potrebbe essere queste zone bianche, che dovrebbe essere questa zona qua, e qui basta agire a livello di immagine. Qua, ad esempio, una tecnica può essere quella di abilitare il painting qua, e nel painting, dunque vediamo, quindi si lavora col painting, eccolo qua il painting, e poi ad esempio uso spesso lo smear per fare queste correzioni, e con lo smear praticamente si può praticamente lavorare qua, vedete, per mettergli i colori che sono limitrofi, e quindi ridurre queste zone bianche che poi sono quelle che danno fastidio. Comunque qui poi ci giochi e vedi. Quindi una volta che sei soddisfatta della tua texture, la prendi e la salvi. Questa è l'immagine, quindi questo è il result, cioè image,
Save as image, diamo qua, la chiamiamo result 3107. E così abbiamo salvato questa immagine. Adesso per vederla, questa cosa qua la dovresti importare su Second Life, oppure come faccio io che ho un server locale OpenSim dove faccio queste prove. Ho fatto partire la mia sim. Ok, poi mi collego via Imprudence. E qui provo tutte le mie texture. Entro, vado in un posto. Ah, questo era quello di prima. E facciamo un Ctrl U e prendiamo Blender. Ok, abbiamo tenda sculpted, apriamo, l'uploadiamo e la mettiamo dentro un oggetto, questo. Il cubo lo facciamo un po' grossetto, più o meno nelle dimensioni in cui vogliamo la tenda, ma poi adesso appena lo facciamo con lo sculpted si vedrà. Ok, questo, e prendiamo il nostro tenda sculpted. Ah sì, perché le dimensioni erano quelle sbagliate. Ok, per motivi misteriosi ho dovuto slanciare per avere la... Poi questa qui è la nostra tenda, vedi che la tenda devo aggiustarla leggermente, ecco, e poi eventualmente le dimensioni. Quindi questo è come appare la tenda. Qui dobbiamo solo fare attenzione a metterci lo stitching type giusto. Vabbè, potrebbe anche andare bene questo perché lui le parti da chiudere le chiude come una sfera, che potrebbe anche andarti bene, ma in realtà noi eravamo partiti col cilindro. Vedi che avendo lo stitching del cilindro sopra diventa cava, ma se la metti dentro l'abside o nascosta dentro altri elementi architettonici non crea problemi. Dunque qua l'unica... aspetta, ne facciamo soltanto... facciamo solo leggermente più così, vabbè, giusto per vederla meglio, la teniamo come sfera. Magari la alziamo un pochino. Ok, adesso proviamo a metterci ancora la texture. La texture tend result 317, questo. Questo result in teoria... dovrebbe vederti farla scultata come com'è. Allora, la resa qua ovviamente potrebbe essere discutibile, puoi fare in molti altri modi, dipende anche dalla qualità dell'immagine di partenza. Vedi che stiamo lavorando con circa metà, quindi se è un'immagine di partenza molto definita,
però direi che è accettabile. Come resa, i difetti che ho trovato io erano dovuti al fatto che io poi quando facevo la texturizzazione cercavo disperatamente di far seguire i punti, cioè cambiavo le disposizioni, quindi ottenevo tutte le cose zigrinate. Beh, volendo, comunque, se tu vuoi perdersi del tempo, si potrebbe anche fargli fare le pieghe, però questo vuol dire che gli edge loop che fai devono seguire fedelmente gli edge loop che vedi qua, quindi se tu vuoi farla rientrare la tenda devi fare un tot di edge loop per seguire tutti questi giri. Quindi qui dovresti avere un edge loop qua basso, uno alto o anche più di uno basso e così via, quindi per ottenere l'effetto ondulato esplicito. Però io non so quanto ne valga la pena perché ci fai un lavoraccio che poi non è detto che renda bene con gli sculpted, mentre invece con le mesh forse si riescono a ottenere dei prodotti di natura migliore. Come dicevi tu, qui in realtà il mestiere più importante lo fa la texture, che però a questo punto deve essere molto molto fatta bene, ok? E con questo tutto per questo mini tutorial. Ciao.